la prima volta saremo noi ad organizzare le giornate FAI d'autunno. E il tema, seguiremo il tema nazionale, che è quello dell'acqua, per cui l'itinerario storico sarà l'acqua e la storia. E avrete l'occasione di visionare dei luoghi che generalmente sono chiusi al pubblico e che sono legati proprio al tema dell'acqua. E i percorsi sono due. Partiremo dal complesso dei Ligurini, un luogo meraviglioso che generalmente è chiuso al pubblico. Lì avremo l'occasione di visionare delle tele che raccontano un secolo di storia di pittura siciliana. Conservo ancora un atrio straordinario, per cui avrete l'occasione di poterlo vedere. Da lì ci muoveremo, andremo verso i ruderi del castello medievale, dove oggi abbiamo il serbatoio comunale dell'Itria. Avremo quindi il piacere di potervi spiegare come avviene la distribuzione idrica per l'intera città, e in esclusiva per queste giornate sarà aperta la camera di manovra. Il secondo percorso invece è dalla Camera di Commercio, palazzo fantastico di fronte al quale passiamo ogni giorno e di cui forse non sappiamo bene la storia. Quindi anche lì avremo il piacere di potervi svelare tutti i dettagli storici che racchiude questo palazzo, le due sale bellissime. Dopodiché continuiamo verso la chiesa di San Lorenzo o del Purgatorio. Sapete che è generalmente aperta, ma quello che cambierà questa volta sarà la narrazione. Anche lì vi sveleremo delle novità che sono proprio strettamente collegate al tema dell'acqua. E continuiamo per la Via Neve, anche questa da non sottovalutare, perché la Via Neve racchiude una storia legata all'acqua fantastica, e ve la sveleremo quel giorno, fino ad arrivare al Palazzo Sherry, dove potremmo ammirare una scala monumentale che generalmente appunto non è aperta al pubblico. Per cui sono tante le novità, abbiamo grandissimo entusiasmo di potervi spiegare tutte queste storie, e vi aspettiamo numerosi sabato 13 e domenica 14.